Sì, diciamo che come risposta secca si era intravisto nell'ambito della discussione della legge di stabilità un segnale molto chiaro rispetto al un intervento, quindi a risorse dedicate allo sport per tutti per intervenire sul terreno dell'obesità infantile. Questa, diciamo, proposta o notizia che era comunque trapelata durante i lavori della costruzione della legge di stabilità poi non ha trovato ad oggi riscontro nell'ambito della stessa legge. La WISP però è una grande associazione di promozione sociale e a pieno titolo all'interno del terzo settore e, diciamo, come giudizio complessivo rispetto a quelli che sono gli interventi dedicati al fondo per la povertà e per l'autosufficienza e quindi a quelli che sono, diciamo, i primi segnali importanti che vanno comunque apprezzati rispetto a quello che è l'intervento complessivo sul welfare sociale di questa legge di stabilità e farà tutto il possibile per poter, con le proprie caratteristiche, con le proprie azioni, con le proprie buone pratiche che ormai da anni mettiamo sul terreno dell'integrazione sociosanitaria, della prevenzione, della promozione della salute, per quanto riguarda l'integrazione, cioè le politiche di integrazione e di inclusione sull'immigrazione e sulle persone, diciamo, più povere o comunque i cosiddetti ultimi, le cosiddette periferie umane e geografiche, faremo comunque la nostra parte. Siamo quella parte di associazionismo di promozione sociale che rappresenta il 67% di quel comparto, quindi una significativa realtà di tutto il terzo settore, e all'interno di quelle misure previste in legge stabilità continueremo ad essere, a svolgere un ruolo da protagonisti.